Qual è, quali sono gli indicatori che eh, veramente sono potenti, riescono a predirci il futuro, riescono a farci fare operazioni megagalattiche con un profitto enorme? Sono Cristian Ciuffa, un trader eh, esperto in trading ciclico, geometrico e volumetrico, se vuoi sapere o capire come operare sui mercati finanziari eh, attraverso eh, la consapevolezza di te stesso, attraverso la consapevolezza di questo business che è il trading e sapendo quello che veramente si sta facendo operando nei mercati finanziari, allora clicca il tasto di iscrizione che trovi esattamente... Sotto questo video e poi ovviamente puoi cliccare la campanellina per ricevere notifiche per i prossimi video e per le live. Bene, um, sicuramente avete capito, av avrete capito che è una, una provocazione. È una perché, perché non esiste e non può esistere. Una, um, uh, un indicatore uh, che uh, vada a predirci il futuro non esiste ragazzi perché se no saremmo tutti ricchi sfondati voi vi starete chiedendo Cristiano allora, che cavolo hai detto all'inizio del video no ho detto una cosa importante cioè quella di um, eh, che ci sono degli indicatori invece che non ci predicono il futuro, ma ci danno indicazioni, perché come dico sempre, le probabilità devono essere dalla nostra parte. Più probabilità abbiamo, più possibilità che eh, vediamo eh, ehm, attraverso questo, eh, diciamo, la price action, gli indicatori, i volumi, i cicli, quello che volete, insomma, il trading geometrico, eccetera, più probabilità abbiamo che quell'operazione che quindi che il trend vada dalla nostra parte meglio è quindi si può operare ok ci sarà un video sull'approccio mentale su questa cosa poi andatevelo a vedere allora cosa succede ci sono questi indicatori che io uso uso più di frequente sono indicatori importanti tra cui il primo che voglio illustrarvi è proprio il L'RSI, questo che trovate qui sotto ora, l'RSI è eh, il Relative Strand Index, no cioè praticamente sarebbe la, eh, la forza relativa, l'esaustività, praticamente, ragazzi. Esaustività, volatilità, c'è un video che ho fatto sull'RSI, andatelo a vedere eh, qualche eh, giorno fa. Molto bello, molto interessante per chi vuole utilizzare l'RSI. Quindi il primo, ovviamente, eh, senza dilungarmi troppo, appunto andatevi a vedere l'altro video, eh, sicuramente è che eh, attraverso questo indicatore è una possibilmente una probabilità in più che il mercato, quando è in questa zona o in questa zona, cioè quando l'RSI è in ipervenduto o in ipercomprato, iper ci può essere una inversione di tendenza quindi se io ho adesso un trend che fa così per esempio po potrei avere una cosa fatta così ok qui c'è l'altra esaustività e poi giù fino al, eh, a, al sorpasso dei 30 per eh, il, eh, una profonda eh, poi eh, continuazione di trend per esempio su questo tipo di trend che stiamo vedendo adesso su per esempio Audi sd Ovviamente non c'è solo l'RSI, perché eh, un altro strumento che io eh, utilizzo molto per eh, le mie analisi, eh, lo trova li trovate comunque tutti sugli indicatori eh, eh, all'interno di questa piattaforma di TradingView, andate sulla sezione indicatori, li trovate, li tu li trovate tutti e Sono, per esempio, le bande di Bollinger e anche, ovviamente, le medie mobili. Le bande di Bollinger mi indicano anche la volatilità, cioè, per esempio, eh, più eh, è, sono strette e laterali le bande più non c'è c'è poca volatilità. Quindi quando si stringono le bande la volatilità sarà minore rispetto a un allargamento di bande, ok? tipo per esempio questa parte qua, infatti la volatilità è andata verso l'alto, vedete come si sono espanse in questa parte, anche qui vedete come si, è espanse, come si sono espanse il, le, le bande di Bollinger e quindi mi indica un'azione di forte volatilità verso l'alto, in questo caso verso il basso. Le bande di Bollinger mi indicano anche, perché no, anche l'inversione, eh, quando eh, praticamente va la, le, le, la, la candela Va a prendere eh, va, cioè il trend più che altro, quindi eh, va a sbattere contro una delle due bande. Mi indica un segno di inversione, vedete qui no? Per esempio, vedete qui eh, ha sbattuto qui, è ritornata in su, ha sbattuto qui, è ritornata in giù. Ci sono eh, nel mio, eh, vi, vi dico subito: nel mio eh, corso, per esempio, eh, che potete trovare eh, su eh, Scusate, Cristian Ciuffa. Eh, punto .com ehm, slash formazione no, potete trovare eh, i, miei, i miei corsi, Trading Ones per esempio, è quello eh, completo, dove io eh, ho delle strategie anche su eh, supportate da vari indicatori. Quindi, ci sono delle strategie eh, a, a, fatte apposta con eh, quel tipo di indicatore. Quindi, si può. Eh, trovare come eh, nell'RSI un ottimo alleato eh, scusate nel, nelle bande di Bollinger un ottimo alleato eh, per quanto riguarda anche eh, il ehm, andare a vedere il trend no per esempio per andare a vedere il trend la volatilità e perché no anche un, una probabile mh, appunto operatività di inversione o di continuazione ok L'altro uh, indicatore che io uh, utilizzo molto, uh, specialmente nel, uh, nel, um, nel modo più assoluto, sono le medie mobili. Le medie mobili ci danno uh, un, molte indicazioni, indicazioni su, uh, per esempio, uh, sulla possibile inversione quando, per esempio, abbiamo il classico nodo uh, di cravatta, per esempio, tra uh, magari una 30 una 30 una 10 magari una 20 no cioè quando per esempio la 9 periodi va a, eh, a rompere sia la, la 30 magari no e la 21 ok quindi questa per esempio è la 10 periodi o la 9 periodi quella che volete insomma stiamo parlando di eh, un'azione che potrebbe essere come questa quindi molto importante secondo me la eh, visione di eh, questo tipo eh, di indicazione. Le medie mobili poi ci danno anche eh, la, eh, una indicazione sulla volatilità quando per esempio la forchetta tra due medie mobili è molto ampia, quindi eh, sulla forchetta ampia abbiamo un altro tipo di, eh, per esempio di visione un altro tipo eh, di eh, visione all'interno del nostro modus operandi. Quindi abbiamo una certezza che c'è una volatilità. Più si stringono le medie, più quella volatilità si assottiglia, più sono piatte le medie, più la volatilità eh, eh, si assottiglia, più quello che eh, ovviamente vado a, a osservare è molto meno eh, volatile. Uh, un, altro, uh, un, uh, un altro indicatore che uh, io utilizzo molto è l'indicatore, uh, per esempio, è il uh, adesso ve lo faccio vedere è il SAR. Che cos'è uh, il SAR? E metto anche um, uh, il SAR, che è praticamente, vedete, un uh, scusate, metto anche l'altro che utilizzo molto. Eh, che eh, ecco qui è lo, lo stocastico. Adesso vi faccio vedere perché lo stocastico mi permette eh, il, il SAR eh, parabolico mi permette di capire appunto sia l'inversione, ma anche dove piazzare un eventuale, eh, per esempio, stop loss. Eh, perché, per esempio, ogni puntino mi dà la possibilità di capire. Eh, sia quanto è eh, appunto eh, quando ci può essere un'inversione, i punti che stanno sotto ovviamente la, le, le candele sono dei punti di inversione, quindi adesso per esempio è in inversione, ma non solo, prendiamo questo trend, io posso mettere eh, per esempio se io entro qui in questa zona qui, ok, io potrei mettere lo stop loss anche sotto, in questo caso è un downtrend, quindi sopra, i vari puntini prima eh, di arrivare ovviamente al mio eh, al mio profitto. Quindi può essere anche utilizzato come eh, un training stop manuale, come ad esempio anche un, um, um, una fase di inversione, cioè per esempio quando i puntini sono fermi, entra il puntino successivo, per me potrebbe essere una possibile inversione di Tendenza eh, eh, più o meno eh, importante. Quindi il SAR è un altro è un altro, ehm, un altro eh, indicatore eh, tra gli indicatori e gli oscicatori che ho io. un altro indicatore che io utilizzo molto. Poi c'è ovviamente c'è lo stocastico. Lo stocastico eh, è quell'indicatore che eh, mi permette di capire eh, praticamente se siamo lo stesso tipo l'RSI in una zona di, eh, di eh, ipercomprato, ipervenduto, ma poi c'è anche, anche la possibilità di capire tra queste due, queste due linee, praticamente, se il mercato, quindi quando la blu per esempio sorpassa, va verso il basso, verso l'alto, eh, quindi incrocia la linea del segnale, allora, quello mi dà un segnale in, in, in entrata verso il basso verso l'alto. Ad esempio, vi faccio vedere eh, un, eh, una possibile, no? una possibile, eh, un possibile modo per capire eh, come entrare al mercato. Vedete, a parte l'ipervenduto, qui, vedete, c'è anche la, eh, la, la linea blu che, so, che va dal basso verso l'alto e sorpassa. La linea, quella arancione e infatti, andiamo in un trend eh, verso l'alto. Qui, proprio qui, vedete qui, questa zona: incrocia verso il basso la linea arancione, eh, quindi mi dà un segnale in entrata short. Lo stocastico è mh, un ottimo eh, alleato, anche in eh, insieme all'RSI, perché ci dà eh, un modo per è capire specialmente se, se abbiamo eh, con due utilizzato con periodi differenti ci dà ehm, ci dà la possibilità di capire se quel segnale veramente è giusto cioè ci dà una conferma in più per quanto riguarda il nostro la nostra entrata ok quindi molto importante ragazzi è questi segnali qui quindi quando eh, lo, lo, lo ripeto quando ci sono questi eh, questi incroci verso l'alto verso il basso ok ecco questi sono gli indicatori che io utilizzo eh, in maniera più eh, diciamo molto spesso rispetto eh, agli altri eh, vi dico anche che questi indicatori sono eccezionali eccezionali utilizzati Insieme per esempio a dei segnali della price action per esempio supporti resistenze candlestick ok quindi molto importante è capire come utilizzare questi indicatori ovviamente ragazzi torno a ripetere non c'è non è ancora stato scoperto un indicatore che vi fa eh, guadagnare i miliardi di dollari non c'è c'è però. Ci sono indicatori che ci consentono di legarli e aumentare le nostre probabilità di riuscita dell'operazione. Bene, da Cristian Ciuffa.